Tipo perché da Livorno a Milano, da Milano a Livorno, che mi piace un po' di giotti. È sempre un piacere vederti, lo sai, per me è un grande piacere. E anche per me, infatti, ho voluto assolutamente fare questa intervista un po' perché, e adesso lo racconto, tu mi hai proprio fatto vedere il mare 8 secondi fa, prima di iniziare questa diretta. Che meraviglia, la terrazza Mascagni, il mare, Livorno, un sole bellissimo tra Sì, l'altro oggi è oggi. bellissimo. Oggi è proprio, ieri era molto ventilata. Sembrava dovesse piovere, invece poi è cambiata e oggi proprio è stupenda. Oggi è bella. Oggi è estate. Senti, possiamo dire, Enrico, che il lockdown in quella casa, in quella città, forse è stato, come dire, più semplice? No, però più leggero? No, senti, sai, sicuramente Beh, Livorno ha avuto la fortuna di avere non la situazione che avete avuto voi a Milano, quindi già a prescindere è un pochino più semplice, tra virgolette. Comunque sia, io credo che a me la cosa che dispiaceva non era tanto stare rinchiuso in casa, chiaramente mi è dispiaciuto non poter fare la tournée, cioè averla spostata, però non c'era da protestare, non c'è da piangere, la vita. Avresti dovuto Sì. incominciare, ci eravamo già segnati tutte le date, mannaggia. Però Beh. questa, sicuramente questo senso di reclusione, che poi alla fine è stato anche da una parte molto bello per me, nel senso che stare in casa, chiaramente il mio lavoro comporta sia stare davanti alle persone quando fai concerti, ma anche stare con te stesso quando scrivi. E quindi mi ha ridato quel tempo che forse prima l'ho sfruttato magari più velocemente perché non avevo più il tempo di dover, cioè non scrivo più come 3 anni fa quando volevo fare questo mestiere. Quando lo incominci a fare, e purtroppo ci sono dei meccanismi che sono sempre più veloci, ma non è colpa delle discografiche, è colpa del tempo, è colpa di questo progresso, chiamiamolo come ti pare, questa società che è sempre più veloce. E questo ha dato un po' modo a chi come me magari scrive le canzoni di rimanere più a contatto con se stesso. Poi sono capitate anche delle cose che mi hanno portato anche a sentire magari con dei sensi forse più forti e non ti nego che chiaramente davanti a casa c'ho un dipinto io, quindi è un po' come quando Dalla ha scritto Caruso, no? Cioè, era le Tremiti, cioè, ora non paragono né me né nella canzone, però posso paragonare tranquillamente Livorno alle Tremiti, questo sì, e ti dico che è sicuramente diverso da affacciarsi alla finestra e vedere una strada. Io ho la fortuna di vedere il mare, per cui mi dava questo senso di infinito, sai? Perché poi alla fine il mare è un qualcosa che è infinito, ma unisce anche. Unisce terre lontane, E quindi non mi faceva, insomma, mi ha fatto immaginare. E in realtà la canzone, quella lì, che l'ho chiamata Terrazza Mascagni, che in realtà non parla di Terrazza Mascagni, però parla del mio sentimento in questa quarantena, tra virgolette. Senza però dire andrà tutto bene, cioè non parlo di, perché io non ho la capacità, non so, però parlavo di me, di quello che stavo vivendo, dei miei pensieri, e l'ho chiamata Terrazza Mascagni perché fondamentalmente è stata un po' la mia amica, un po' il mio quadro, un po' la mia droga, tra virgolette, cioè di respirare. Io l'ho vista in questi 2 mesi sempre, perché stavo sempre fuori dal terrazzo, mi ero costruito il mio modo di farmi gli aperitivi con la birra che guardavo il mare, l'ho vista la mattina presto, quando non riuscivo a dormire con l'alba, l'ho vista al tramonto, l'ho vista alle 2 di notte, che era completamente buia. Cioè l'ho vista e l'ho sentita, perché la bellezza è stata anche non sentire più le macchine e quindi sentire proprio il mare. Insomma, c'ho dei bei ricordi, ecco, sicuramente. Io credo che ognuno di noi, forse, nella cosa orrenda che è stata, e chi è tuttora, e chi è purtroppo, credo che ognuno di noi ha avuto magari la possibilità di stare più con se stesso, ma non tanto cioè, quando ne usciremo, secondo me, ne usciremo sicuramente più forti, tra virgolette, però io credo anche una parte di noi ne uscirà anche più consapevole di tante cose di se stesso. Perlomeno a me è successo questa cosa, quindi vedremo. Ho visto un camione meraviglioso passare, guarda, Ah, sì, guarda, finita. faccio una cosa che non si dovrebbe, ma ti faccio Anche la sua. vedere al volo, vediamo se riesco a farti vedere la mia. Eccola, Eccola. è femmina anche lei?
Vabbè, anche lei è canona, è una grossa lei, anche lei. Una cagnona anche lei ed è di fianco, vedi, sdraiata di fianco a me. Terrazza Mascagni, una canzone che tu hai scritto, come ci stavi raccontando Enrico, durante questo lockdown, una canzone che mi ha proprio, come dire, mi è arrivata, credo come tu volessi arrivasse, l'hai pubblicata sui tuoi profili social e tu parlavi prima, è stata la mia droga, tant'è che dici quanta vita ti bucherai nella pelle, no? Yeah. E mi è piaciuta moltissimo questa espressione, perché credo che un'espressione più forte tu non potessi usarla, no? Ma rende molto molto bene l'idea. Sì, cioè, sì, perché il senso è un po', cioè, quanto, cioè, dice quanta vita che ti bucherai dentro la tua pelle per capire quanto male fa e quanto male serve, perché poi alla fine quella è l'esperienza, quella sono i pensieri che ti vengono e anche tutte le cose sbagliate che hai fatto, che comunque sia, no, portano non solo a quello che sei, però secondo me ti portano anche a camminare, a volte più velocemente, a volte più lentamente, col ritmo della vita, no? Come lo diceva Fossati, il ritmo della vita. Certo. Sì, e il fatto di... Cioè, io lì, fai conto, anche quando dico dei viaggiatori, respira come fanno i viaggiatori, perché io, probabilmente in qualche momento di troppo festeggiamento alcolico, che mi hanno messo sul terrazzo a respirare il mare, e mi sembrava a volte di essere Cristoforo Colombo, mi immaginavo di essere in una nave, dicevo, cazzo, però alla fine, capito, cioè, te non sai dove vai, però sogni, cioè, nella mente ti immagini, Cristoforo Colombo pensava di arrivare in India, cioè, quindi fondamentalmente Cristoforo Colombo non ha scoperto un cazzo, però... però... però un po' quello il senti, e un'altra delle frasi importanti è non credere alle cose senza andarci oltre. Credo che sia fondamentale soprattutto in questo momento, no? In generale, sì, no? Sì. Dicevi una cosa importantissima prima, Enrico, no? la fretta che ha meccanizzato un po' tutta la nostra vita, il nostro lavoro, anche lavori artistici come il tuo, ma anche come il mio, no? Certo. Tant'è il tempo che ti sei preso, secondo me, ha dato vita proprio a una canzone che non avrebbe sfigurato in Nigio, anzi, no? Una canzone no, molto, certo, molto intima. E questo non credere alle cose senza andarci oltre è un'altra cosa appunto importante, no? Perché la fretta a volte ti fa leggere il titolo, ti fa stare sulle cose in maniera molto superficiale, no? Assolutamente sì, nel senso che molto spesso... cioè, siamo abituati ormai, allora c'ho quell'altra, invece da quell'altra c'è un'altra, io c'ho lei che viene vai giù, dai, non mi fa l'intervista, vai giù, dai, e... nulla, ti avviso perché non sono no, la fretta è diventata un po', prima si chiamava adrenalina quasi, no? Quella è bella come cosa, però la fretta molto spesso ti rende, è come dire, no? Cioè, la fretta non è l'istinto, perché l'istinto è una cosa che abbiamo noi, che hanno gli animali, che abbiamo noi, che istintivamente ti vende a fare qualcosa, e quello è un'altra azione che secondo me, io poi sono molto istintivo, non va nemmeno calmata, perlomeno delle volte ti dici sì, devi pensare, devi contare fino a tre, però poi fondamentalmente l'istinto è una cosa naturale, la fretta è l'opposto, la fretta è creata dalla società, è creata dal mondo che sta intorno, non è una cosa dentro di te, cioè, capito, avere fretta per la paura sempre di arrivare in ritardo, questo è praticamente quello che succede oggi, perché, ma poi io credo che ci sia anche da fare delle distinzioni, poi io credo, cioè io sono un essere pensante ma non ho ragione, nel senso è il mio pensiero, però oltre alla fretta oggi c'è anche tutta questa voglia, questa fretta di essere moderno, quando in realtà secondo me bisognerebbe riuscire a fare una vera distinzione tra essere tra la modernità e il modernismo. Io vedo più modernismo oggi che moderno. Moderno era Dalla, che rimarrà sempre, capito? Moderno è, sono quelle cose lì. Se oggi andasse di moda, che cazzo ne so, cioè, puzzare, e si puzzerebbe tutti, poi alla fine, cioè, non è modernità, quello è modernismo, è una moda. Sì, la modernità è una cosa che rimarrà sempre, cioè, capito? Assolutamente.
E credo che questa canzone dimostri, Enrico, appunto, la modernità anche di una presa diretta acustica, cioè a volte non servono, no, troppe, come dire, sovrastrutture, se una canzone nasce, insomma, con profondità, con passione. Io ti dico, la vedrei perfettamente nell'album che tu hai pubblicato a Sanremo, no? In questo Nigio. Sì. Era un album talmente tuo, autentico. Sì. Dopo Corso Garibaldi ci starebbe questa. Sì, è vero. Se no Livorno ci rimane male, giustamente. Esatto, vero. Da Milano appunto a Livorno. A Livorno. Corso Garibaldi e questa terrazza, no? Terrazza Mascagni. Sì, cioè l'idea mia era proprio di... Perché comunque ho scritto tanto, ho anche dei pezzi molto belli che ho scritto ultimamente. E ho scelto di dare questo e di farla così, che è un provino che l'ho registrato tra altre cose col mio pianista, che mi ha aiutato con me, ha sviluppato alcune parti della musica, che si chiama Fabiano Pagnozzi, ma ci tengo a dirlo perché è giusto anche dire i nomi di chi ha reso possibile e ha registrato il piano, perché io non so il pianoforte ma non sono non sono Bollani, insomma, io faccio così per scriversi ma non sono capace, e l'ho registrata proprio in questa stanza. Sì, sono un chitarrista, sì. Però l'idea mia era di non metterla, nel senso, siccome è un regalo che faccio alle persone che mi seguono, che mi hanno dimostrato l'affetto, un po' anche per le scelte che ho fatto di non farmi vedere in televisione, perché poi alla fine in tour gente che ha comprato il biglietto le vedrò, mi auguro, a ottobre, per cui volevo donare qualcosa, ma donare senza guadagnare, cioè non volevo metterla sullo streaming, perché poi a quel punto ci guadagno, non è un regalo, il regalo è una cosa del popolo, no? È gratis. Per cui ho detto, lo do nei miei social, però così, come è nata, senza... Infatti la voce gratta, perché l'ho registrata di notte, col microfono appiccicato, i vicini se no mi ammazzavano, anche se sono sempre gentili, non mi hanno mai rotto i coglioni, ma... Io sai cosa c'ho io? Io non c'ho lo studio in casa, cioè il mio studio è questa sala, dove ci scrivo, e a me piace registrare, perché a me piace stare registrato in piedi, su quella fine davanti al terrazzino lì, e guardare il mare. E non me ne frega neanche, cioè, e ho la fortuna di avere i soffitti alti, quindi non do noia, perlomeno le persone accanto non so se li do noia, però non si sono mai lamentato, quindi finché loro non mi mandano a fare in culo io continuo. Tra l'altro, se posso dirti, visto che ho avuto la fortuna di andarci nello studio che citavi prima di Dalla alle Tremiti, cioè lui aveva questa casa proprio come dire, sul mare, proprio abbarbicata, no? su uno scoglio, era una cosa veramente bella, però sì, voglio dire, era quello, no? Cantare con di fronte al mare, vedere l'infinito, infatti Caruso, voglio dire, là dove il mare luccica, no? Sì, infatti, cioè. Esatto, si immaginava proprio altri orizzonti. Enrico, è stato un dopo Sanremo paradossale questo, no? Nel senso che praticamente subito dopo Sanremo si è tutto bloccato, appunto il tour anche, tutta la musica è stata, come dire, no? Insieme alla vita in generale, sincopata, chiusa. Tu come ti stai preparando per uscire di nuovo? Questa è una dedica giustamente al pubblico che dici non ti ha abbandonato, no? I social, sì, social aiutano anche a sentire le presenze da questo punto di vista. Sì, sì, io poi appunto, io sono un po' rimasto, diciamo, ho un corpo di ragazzo, ma forse dentro sono per alcune cose uno del primo del Novecento, perché non sono alla vecchia, brava, sì. Sono rimasto alle osterie io più che alle discoteche, più che a gourmet, come si chiamano. Però sono più da osteria che da gourmet. Però in realtà, sì, c'è, cioè il social, io credo che sia, sicuramente oggi come oggi, è un mezzo anche che ha permesso a tutti noi, nel periodo di quarantena, di poter vedere le nostre famiglie, con Skype, appunto, di salutare gli amici. Quindi, sì, cioè, è una cosa, secondo me, bella. E quindi io la cerco di sfruttarla in questa maniera qua, cioè di non prendersi sul serio, nel senso, io poi sono una persona estremamente genuina, che è il mio forte e anche il mio debole, nel senso, è il mio modo di essere, per cui le sfrutto in quella maniera, cioè se un giorno faccio una cosa seria la faccio, ma se un giorno voglio fare il cretino lo faccio, non voglio che diventi una maschera. Cioè deve essere uno specchio il social, non tanto una maschera, non è il palcoscenico, è un'altra cosa secondo me, però perlomeno quella anche è la costruzione della tua carriera, cioè c'è chi
giustamente la costruisce creandosi un personaggio, e chapeau, perché è giusto anche, è un modo di fare arte, arte anche quella. E c'è chi magari si sente libero. Io sono un uomo, io non mi sento un artista, io mi sento un uomo che scrive le canzoni e voglio rimanere tale. Capito? Lo sai bene, insomma, si può pagare quando si vuole accordarsi con la propria anima e la propria verità. Questo può essere rischioso, però voglio dire, un rischio che mi sembra tu stia affrontando in maniera soddisfacente, perché comunque la tua verità arriva, la gente non ti molla e comunque, voglio dire, tu riesci a pubblicare dischi. Vedo anche dei trofei alle spalle là dietro. Ah sì, ma questi perché, ma fa conto, mi devono dare ancora un altro oro che non me l'hanno mandato, mi hanno detto, vabbè, ma hai fatto platino, dopo platino non te lo mandiamo. No, io lo voglio, perché cazzo, fammelo avere. Invece di metterci quadri ci metto quelle, il problema sono anche gratis, e le ho messe in sala. Enrico, prima di salutarti, due domande, un po' me l'hai già detto, io agli artisti che incontro in questo periodo, che scelgo di incontrare, perché anche io ho deciso, insomma, proprio con coscienza di andare da chi penso, insomma, con cui ho voglia, ecco, proprio di a me fa molto piacere, lo sai quanta stima farò per te, oltre che l'affetto, assolutamente reciproca. Dicevo, ho chiesto se ne usciremo migliori, ma adesso voglio fare di più, cioè focalizzare, tu ne uscirai migliore secondo te da questa situazione umanamente? Ma guarda, io in realtà non lo so, perché per me l'importante è uscirne, poi vediamo come, però in realtà nel senso non, cioè non avevo bisogno di, secondo me a livello artistico ne uscirò migliore, nel senso che forse questa cosa mi ha fatto capire anche alcune cose che diciamo erano non scomparse, però sai come la nebbia che è la mattina, quella velatura lì. Forse avevo cominciato a pensare con alcune velature e in realtà mi è arrivata in faccia quel tipo di verità. Quindi a livello forse artistico, lavorativo, secondo me sì, ne uscirò migliore. A livello umano non lo so, ma perché credo, con un po' di presunzione, che cioè, sapevo, cioè il semplice a me mi è sempre piaciuto. Nel senso, mi sono sempre, anche quando è arrivato il successo, tra virgolette, quando non sono mai stato uno, cioè ho sempre fatto le stesse cose, per cui non ho bisogno di stare rinchiuso per capire la semplicità, la bellezza della semplicità. E poi io credo anche che ormai ho 32 anni, per cui insomma, ormai i miei difetti sono diventati parte della mia pelle, per cui purtroppo non li posso cambiare, però sicuramente a livello artistico credo che ne uscirò migliore, prima sarò più consapevole, ecco come dicevo prima, io credo che sarò più consapevole anche dei miei difetti, dei miei pregi, di tante cose e di quello che voglio fare da grande, ecco, sicuramente sì, so cosa voglio fare da grande. Grazie Mascolini, che troveranno nella pagina di questo articolo i frequentatori del mio blog delle Onde Funky, è un omaggio, proprio omaggio nel vero senso della parola per chi diciamo segue Enrico. Il tour ci sarà, speriamo di poter confermare, ecco, le date in autunno naturalmente. Grazie Enrico Nigiotti. Se volete ripassare, Nigio è, diciamo, è la pubblicazione, insomma, più recente, ma che racconta molto di Enrico Nigiotti. Grazie Enrico. Grazie a te Paola.